scusateci per il ritardo, buonasera a tutti, stiamo aspettando il sindaco che ha avuto un'emergenza e quindi ritardo, però noi cominciamo la nostra manifestazione e quindi approfitto subito per ringraziare Anna Moroso, la qualità di presidente del Consiglio Comunale e l'assessore Messineo e il consigliere Fasone, Vincenzo Fasone. Un particolare saluto ai componenti della giuria, che sono l'architetta Badessa, come rappresentante della sovrintendenza ai beni culturali e circolari, poi l'architetto Cannone, in rappresentanza dell'ordine degli architetti, l'ingegnere Catanzaro, che è stato nominato dal circolo come esperto, e il dottore Pippo Cracolisci, è stato nominato dal Consiglio Comunale, e manca l'architetto Nicchitta perché aveva gli impegni familiari, così come manca l'avvocato Fulloni, Lucia Fulloni, che era stata delegata dal sindaco a rappresentare nella giuria, che anche lei per motivi familiari non è presente. Mi ha assicurato che se fa in tempo arriva. Poi voglio salutare per portare a Felicia Persia Bosco nella qualità di presidente della Filata, della campagna del presidente del Rotary e Anna Moroso nella doppia qualità di presidente del consiglio diciamo che a distanza di 8 mesi ci stiamo rivedendo. 8 mesi fa è iniziata questa avventura che è così, nata quasi per gioco, con uno scherzo, ma poi alla fine sono riuscita a concretizzare e ora possiamo dire che praticamente a distanza di 8 mesi sono stati presentati 8 progetti e ora vi andrò a elencare. Vi elenco, ma credete che in questo momento non c'è nessuna classifica dei progetti. Esatto, quindi è stato presentato Memoria Scutantur, poi è stato presentato il progetto Intersezioni, Memoria d'acqua, fondali archeologici, Aureo 1220, Profons Signatus, Nulla di troppo e 8990. Questi sono stati gli 8 progetti che sono stati presentati. Gli autori sono riportati comunque nelle slide. Ora, diciamo che questa... Sì. Sono tutti gli 8 progetti, sono tutti qua e con i nominativi degli architetti, dei componenti dei gruppi di studio che hanno effettuato questi progetti. Diciamo che a questo punto doveva intervenire il sindaco, ma il sindaco non c'è e allora penso che lo possa sostituire egregiamente e degnamente Anna Moroso. Grazie, buonasera a tutti, grazie del gentile invito. Che dire? Beh, creare una piazza all'interno di Piazza Duomo, creare una fontana all'interno di Piazza Duomo sicuramente è una riqualificazione ambientale, una riqualificazione architettonica. E io ringrazio il Circolo Margherita per aver fatto sì che questo, non dico che magari... Probabilmente stiamo facendo in modo che questo si realizzi in tutto e per tutto, però già soltanto aver avuto l'idea progettuale, cioè il fatto di avere già pensato, di aver fatto sì che della gente si potesse mettere attorno a un tavolo a pensare alla nostra città, questo già mi fa stare bene. E devo dire che il pensare questa riqualificazione di questa piazza in un momento in cui oggi con questa grande globalizzazione tutto diventa... troppo moderno, dico io, no? Troppo non si sta più attenti alla vera architettura, ma soltanto a creare centri commerciali dove tutti ci andiamo lì il sabato e la domenica. Questo mi rallegra il fatto che noi ancora pensiamo a creare veramente dei monumenti, da monumento proprio ricordare. E quindi penso che poi la cultura, l'arte di un popolo possa trovare la sua identità, soprattutto all'interno dell'arte e della cultura. Pochi mesi fa ho visto un film
Monuments Man, dove raccontava, è una storia vera, dove Roosevelt nel 1943 creò un corpo speciale con 345 uomini e donne, dove erano architetti, ingegneri, espositori, curatori, studiosi di arte, e fece sì che questo corpo si doveva occupare soltanto di recuperare le opere che sicuramente venivano trafugate, che sicuramente saranno state trafugate dai nazisti, e questo gruppo speciale chiamato così da Roosevelt ne raccolse 5 milioni. Loro ne avevano trafugati 6 milioni, 5 milioni riuscì a salvarli, a recuperarli e poi a ridarli ai musei, ai loro proprietari. Questo perché? Perché erano convinti, e ancora tutt'oggi lo siamo, che l'identità di un popolo la si ha attraverso l'arte, attraverso la cultura e attraverso questa storia che resta. E penso che termini merese proprio in questo momento storico, in questo momento buio. Il sindaco in questo momento non c'è perché stiamo attraversando dei momenti difficili anche come bilancio, come risposte da dare al territorio anche soltanto per la raccolta dell'immondizia. Ci hanno bloccato ed è fermo lì alla zona industriale perché avevamo un problema. Ma non è questo solo, i problemi di Termini sono tanti, sono tantissimi, e chi vive all'interno di un comune, chi amministra, e qui vedo il consigliere, vedo l'assessore, sa benissimo che Termini sta vivendo dei momenti difficili, ma si sta risvegliando. In Termini si sta risvegliando l'identità di questa comunità. Proprio ieri ci è stato donato alla Chiesa della Misericordia un video su Termini Marese dal Movimento 5 Stelle. Ha fatto un video bellissimo e vi invito a vederlo, perché questo può essere anche utilizzato come volano per Termini Marese, dove ci sono tutte le bellezze di Termini Marese. Io dico non proprio tutte, perché poi c'è l'essenziale che è invisibile agli occhi, no? È quello che siamo noi come siciliani, come termitani, il nostro essere così pittoreschi. Il nostro essere così coloriti che poi magari attraverso le immagini questo non si vede, però va a vedere quelle che sono realmente le bellezze di Termini. Sono stata lieta come Presidente del Consiglio e non solo, ma anche come cittadina termitana, di ricevere questo dono in questo momento, perché io dico sempre che il donare, ed è quello che sta facendo il Circolo Margherita facendo anche questo, non va bene soltanto a chi lo riceve. Il donare è bello anche per chi lo dà, cioè nel senso per chi dona, è terapeutico. E quindi grazie realmente per questa bellissima iniziativa. Speriamo di ancora fare in modo che questa Termini possa riavere di nuovo identità, questa Termini possa avere la sua cultura, la sua arte e diventare di nuovo Civitas splendidissima con il tempo. Grazie. Ora a questo punto prende la parola a Dario Pinella, Pinella, che tra l'altro è il segretario della giuria e poi è il nostro esperto, perché è il tecnico della per la nostra decorazione. Buonasera, mi sentite? Sì. Richiamo. E allora, buonasera a tutti. Io ho avuto l'incombenza di fare da segretario in questa commissione di gara. Faccio una considerazione personale. 8 progetti. Di questi 8 idee presentate ci sono almeno 5 o 6 colleghi architetti. Comunque sono termitani ed è una cosa bella. Ritengo che la città abbia bisogno della nostra, mi ci metto pure io in qualità di tecnico, della nostra forza per andare avanti in un momento difficile che sta passando per, come tutti i comuni d'Italia, di Sicilia. Per cui il nostro aiuto è fondamentale, è fondamentale attraverso i concorsi di idee, è fondamentale attraverso anche degli incontri che potremmo fare in ospitati dal comune o ospitati dal Circolo Margherita, che è sempre a disposizione. Queste 8 idee sono state valutate, esaminate dalla giuria che ha avuto dei rappresentanti di peso, devo dire, perché ci siamo fatti segnalare dalla sovrintendenza un esponente degli architetti, abbiamo cercato di trovare un po' le personalità che più di cultura antica si occupano a Termini, e quindi abbiamo composto questa giuria. L'idea, devo dire, è venuta per la scorsa Immacolata. Affacciandosi da qua c'era tutta la piazza illuminata e c'era la fontana, ahimè, del film di Carpicone, che adornava
adornata, non può dire la tua piazza. Da quel momento venne l'idea di lanciarci in un progetto all'esterno, coinvolgendo l'amministrazione comunale, e in 8 mesi ci siamo riusciti. Abbiamo fatto il bando è stato pubblicato a livello nazionale. Devo dire che fra 8 opere presentate io ho avuto contatti almeno con 20 persone che mi chiedevano delucidazioni, quindi l'interesse è stato molto di più di quanto poi alla fine non abbiamo concretizzato. Li potete vedere qui, li avete visti un po' là dentro, i componenti e le idee. Le idee sono le svariate, ognuno giustamente, ogni artista dà la sua interpretazione della collocazione o meno dei vecchi resti che avevamo, perché abbiamo dei resti della vecchia fontana, e poi c'è anche la storia che la fontana richiama un po' quella di Piazza Alberico Gentili come conformazione, e quindi un attimino un'idea della fontana c'è. Tutti i progetti chiaramente riportano almeno la sagoma della impianta della vecchia fontana. La giuria dopo un attento esame, dopo svariate discussioni, critiche, non critiche, perché chiaramente ogni progetto è soggettivo, ogni idea è soggettiva, poi ha deliberato una classifica. Questa classifica ora il Presidente ve la annuncerà, però la sono messi a caso, chiaramente, in cui programmeremo tutto l'ordine, però i vincitori per quelli a seguire, cambieremo le slide per cui si evidenzierà. Dico, mi fa piacere personalmente che parecchi tecnici termitani hanno partecipato, anche se ce n'erano altri pure con cui ho avuto contatti che poi non hanno presentato. Vi preannunzio che questa è la prima delle iniziative del Presidente, non sa niente di questo discorso, quantomeno delle prime iniziative del circo, perché prendendo spunto, affacciandosi da qua, è venuta fuori l'idea della fontana, partecipando ad un convegno della FIDAPA, credo, sui resti ritrovati della chiesa bizantina durante gli scavi dell'ampliamento del cimitero di Termini, ci è venuta un'altra idea. Vorremmo coinvolgere un poco tutti per capire se si può impostare un percorso archeologico all'interno della città, perché la città non ha solo questo ritrovamento, c'è tanti ritrovamenti che abbiamo qui su Piazza Duomo, li abbiamo sotto gli alberi, li abbiamo a Sant'Antonio, li abbiamo a Terni Bassi, quindi eventualmente coinvolgere le università straniere, i soldi comuni non ne abbiamo, veramente dobbiamo attingere a risorse che nemmeno conosciamo in questo minuto, ci proveremo. Quindi abbiamo quest'altra iniziativa, finita questa partiremo con quest'altra avventura. Il Presidente in questo punto è attonito perché non ha, ma è così, vi assicuro che partiremo con questa iniziativa, almeno per dare un po' un'altra spinta alla città, per cercare di un attimino incrementare. Sindaco, prego, signor Sindaco. Grazie.
grazie a Pippo Gragolici, noto imprenditore palermitano che da anni opera nel suo territorio e che dà occupazione e che gestisce un'azienda sana, e in questi tempi trovare aziende sane in tutti i sensi non è facile. Sana che è sempre in crescita, e questa è una cosa che rende orgogliosi noi termitani che abbiamo l'onore e il piacere di avere la Tecnimpianti a Termini Imerese. Aggiungo tra l'altro un'azienda che, a differenza di altre, non inquina, e questo è un aspetto molto importante che è molto sentito particolarmente in questi mesi. Che dire, progetti tutti belli assolutamente. Finalmente un'idea di Piazza Duomo che torni a essere una vera Piazza Duomo, perché tantissimi anni mi sono sempre chiesto, andando girando dai paesi più piccoli alle città più grandi, le piazze centrali sono il cuore della Corrado, il cuore della città, il cuore pulsante della città. Termini Imerese fino a qualche anno fa addirittura aveva la Piazza Duomo, era un parcheggio all'isca di pesce. Poi, grazie all'intervento della precedente amministrazione e poi colpito il commissario, si riuscì a creare questa area pedonale. E io mi auguro che con il sostegno di tutti, con lo spirito di volontariato, di collaborazione tra gli imprenditori, parlavamo di Cracolici, ci auguriamo anche gli altri, con il sostegno del sodalizio del Circolo Margherita e di altre associazioni, vedo qui la presidente della FIDAPA, per esempio, il presidente del Rotary, la dottoressa Angela Campagna e la dottoressa Riccia Bosco, insieme a tante associazioni in realtà non possiamo far altro che auspicare che veramente Termini Imerese, a partire dal cuore della città proprio, possa cambiare volto, possa cambiare direzione, una direzione che 60 anni fa è stata presa, che è difficile, della quale è difficile invertire la rotta, ma sono certo che ci riusciremo, e ci riusciremo in questa settimana che ci porta a Natale. Quindi ancora auguri a tutti e grazie. Grazie. Diciamo che il sindaco mi ha anticipato, perché dovevo essere io a fare gli elogi al dottore Pippo Gragolici, e tu mi hai anticipato, ma non è importante, tu hai parlato dell'azienda, io devo dire la verità che ora viene difficile, ora fra poco vi comunicheremo chi è stato il vincitore di questo concorso. E viene difficile perché ora i progetti sono stati visti, sono stati valutati, ma ora la cosa importante è costruire questa benedetta fontana, e questo è il compito più difficile che avrà il Circolo Margherita, perché è quello che si è impegnato a reperire i fondi. Io questi giorni, subito dopo, nella prossimità di questo incontro, ho fatto pervenire a alcune aziende termitane una lettera nella quale chiedevo un loro contributo, un loro aiuto economico per poter dare inizio a questo progetto. Ma devo dire senza dubbio che se oggi noi siamo nelle condizioni di poter consegnare le buste con i premi, lo dobbiamo sicuramente a Pippo Gragolici, il quale subito, il giorno stesso in cui noi abbiamo presentato il progetto, se non ricordo male, il 17 di aprile, che subito si è alzato e ha detto: mi impegno io come rappresentante del legale della Tecnica Impianti a darvi i mezzi per poter dare i premi che noi avevamo elencato nel nostro bando. Quindi vorrei in questo momento chiedere a Pippo Gragolici di avvicinarsi un attimo qua al tavolo e lo invito a parlare. Io innanzitutto buonasera a tutti, è un'iniziativa lodevole che è il Circolo della Margherita, Circolo Margherita e del Comune di Termini Imerese.
stiamo portando una targa in giro per il mondo dove c'è scritta Città Eda Benimarese. Di questo ne siamo orgogliosi. Noi come azienda termitana a Termini abbiamo tre stabilimenti, più un ufficio di ingegneria fino a Livorno e poi ad Antwerp, a Anvers abbiamo un altro stabilimento dove diciamo siamo nel principale centro intermodale europeo. È un'azienda leader mondiale, ecco, Termini Marese questo non lo sa, ma la nostra azienda è azienda leader mondiale. Tutte le navi passeggeri costruite in Italia, 80 navi passeggeri più 80% del mercato francese, tedesco, 100% del mercato giapponese, a impianti che vengono costruite nella nostra città termitana. Se voi avete presente delle navi dove esistono le lance di salvataggio, quindi quelle lance che vanno al mare, vengono ammainate, recuperate, tutti i sistemi adesso vengono costruiti, progettati, costruiti e montati la maggior parte dall'azienda Termitana. Sono circa 80 navi passeggeri costruite in Italia, altrettante costruite in Europa e in Giappone. Là, per ogni mezzo di salvataggio, c'è la targa tutta l'Italia. Abbiamo ricevuto quindi tanto del nostro dovere lasciare qualcosa, al di là di quello che può essere la nostra presenza per il livello occupazionale. Adesso ci auguriamo che questo si possa realizzare, non ci possiamo fermare soltanto al progetto che è stato qua presentato. Noi la nostra parte la faremo, è logico che attendiamo che altre attività presenti, sia commerciali che industriali, che artigianali, nella città, in questo territorio e fuori, diano un valido contributo. D'altronde l'iniziativa è più che lodevole se pensiamo, come ha detto poco fa il sindaco, abbiamo recuperato una piazza che prima certamente non aveva una buona situazione. Che dire, auguriamoci che quanto prima, e in tempi che non siano lunghi, possiamo avere questo sogno di avere una bellissima piazza che non rappresenta soltanto un arredo ma anche un'opportunità di incontro per tutti i giovani della città. Grazie. Ora chiamerò i vari architetti in ordine di sì, un attimo solo. Ora cominciamo dal testo classificato. Il testo classificato è il progetto chiamato Memorie d'acqua. Gradirei se c'è presente l'architetto Coppi, è presente? No. L'architetto Coppi ha telefonato non sapendo comunque che aveva ricevuto il tempo, ha detto io se ci potrò essere ci sarò. Ha detto seguirà sulla nostra TV comunque del. E allora passiamo subito al secondo classificato. Il secondo classificato è il progetto 89-90. E chiamo l'architetto Cammarata gentilmente a ritirare qua il nostro premio. Complimenti. Sì, è giusto che abbiamo tutta la.
per decisione della giuria e sono quindi quarti fondali archeologici che, se non ricordo male, avete come architetto Giada Usia come capogruppo. Altra termità. Poi sempre al Axequo Profons Signatus che se non ricordo mai vede come capogruppo l'architetto Andrea Laguidara, anche lui terminato. Poi Nulla di Troppo che presentato dall'architetto Maurizio Militello e poi Memoria Scrutantur che dell'architetto Eli Abate e Aureo 1220 dell'architetto che vedo qua seduto Dario Fara. Questi sono gli altri progetti che si sono classificati ex aequo. Tengo a precisare per il dovere di cronaca che tutto il lavoro è stato svolto nel massimo dell'anonimato. La giuria è venuta soltanto a corrente di chi erano i progettisti, soltanto dopo che è stata stilata questa classifica, questa giuria. Quindi volevo ringraziare, ripeto ancora nuovamente, i componenti della giuria che si sono sacrificati, che sono venuti qui, che hanno dedicato il loro tempo a questa nostra iniziativa. E come diceva Dario, tante sono tante la carne al fuoco. Speriamo di poterla portare avanti, queste idee che abbiamo. È un'impresa non indifferente. Credetemi, sono stati 8 mesi di fuoco, di impegno. E se non fosse stato per Dario e per l'architetto Nicchitta che si sono prodigati nel stilare il bando, nel seguire tutta una serie di iniziative, perché io, ripeto, io in mancanza riesco a fare non appena, poi per il resto non sarei riuscito in questa impresa. No, è questo, sì, siamo riusciti in queste, tenteremo di farne altre, sono imprese non indifferenti, anche perché non è facile coinvolgere la cittadinanza, un po' di apatia c'è nel termitano in genere. Io sono termitano, quindi non niente da nascondere. E ne faremo delle altre. Ora pregheremo magari gli architetti presenti di spiegarci un po'. Volevo dire un'altra cosa, poi soprattutto il sindaco, non sono riuscito a finire il mio piccolo discorso. Noi ci siamo adoperati a trovare 8 soluzioni per la piazza, poi chiaramente ci sono quelle meritevoli, quelle meno meritevoli, comunque abbiamo spiegato una. Questo patrimonio, perché è un patrimonio acquisito, è a disposizione del comune, a partire dal primo fino all'ottava soluzione, non è questo il discorso. Perché chiaramente il circolo non vuole andare a imporre alla cittadinanza un concorso che ha fatto, perché siamo dei privati, quindi non possiamo sicuramente scavalcare quelle che sono i fatti burocratici, quindi passeremo il nostro lavoro al comune e il comune poi dovrà un attimino attraverso la sua burocrazia, purtroppo è così, perché se no noi la faremo domani mattina, la contata, ma non possiamo farla. Per cui ci sarà una valutazione della sovrintendenza, ci sarà credo una valutazione un attimino lì. Quindi noi stiamo proponendo l'idea che abbiamo ritenuto meritevole, altre 2 sono pure meritevoli, quindi li passeremo al comune, il comune poi sicuramente ne farà buon uso, spero. Ci adopereremo per il reperimento dei fondi, parte che già abbiamo dato prova della nostra incisività, chiamiamola così, a reperirli, faremo di più, dedicheremo 8 mesi alla ricerca invece di fare il concorso.
speriamo di arrivarci. A questo punto io partirei dall'esposizione del secondo, perché il terzo non c'è. E io mi metto un attimino qua, perché te lo proietto, lei magari ci dà. Prego, le carico un attimino le slide. Partecipato con l'architetto Lamanna, che purtroppo non è presente, anche l'architetto Lamanna è Termità, abbiamo un altro Termità anche nella seconda, Termità Giordano, che è qui presente. E la nostra idea parte dalla volontà di lasciare il piano di Piazza Duomo libero, e quindi anche di permettere tutte quelle manifestazioni legate sia a quale vuole messa la. Forse la seconda tavola. Scusate, ma sono scarso. Questa è la tavola 1, la seconda? Sì. Quindi di lasciare un unico piano libero e disponibile, ecco, per le pratiche sia di carattere civile, per la presenza appunto del comune, del circolo Margherita, ma anche per pratiche religiose, per la presenza appunto della cattedrale. E quindi abbiamo pensato di inserire dei giochi d'acqua sulla parte centrale della piazza, che appunto possono essere modulati in base alle attività che verranno svolte di volta in volta all'interno della piazza. E poi abbiamo pensato di realizzare questa asola nella pavimentazione con uno specchio d'acqua, dove nella nostra ipotesi veniva poi collocata una ricostruzione della. Comunque, scusate, ma e quindi appunto poi i pezzi della fontana originaria venivano inseriti nella nostra ipotesi all'interno di un contenitore che veniva appoggiato sopra questa asola per darne appunto risalto, che veniva messo nella posizione che secondo gli studi anche dei materiali che ci sono pervenuti quando abbiamo partecipato al concorso appunto c'erano stati dati, e quindi in una posizione laterale, diciamo. Abbiamo cercato poi nella nostra ipotesi di mantenere il più possibile il verde esistente, quindi abbiamo cercato di essere il più, diciamo, rispettosi possibili dello stato attuale della piazza. L'idea appunto più forte e caratterizzante era questa di avere questo grande rossoio di pietra con poi i giochi d'acqua che di volta in volta venivano modulati. Così erano. Purtroppo forse poi nelle tavole appese si. Nelle tavole appese si apprezza meglio. Sì. Abbiamo difficoltà, diamo la tavola di due, la apriamo, tranquillo.
principali della piazza, la chiesa e il comune, e abbiamo proiettato l'androne della chiesa e le dimensioni del prospetto proprio del palazzo comunale, abbiamo intersecato proprio come delle linee geometriche. Che è una disdetta, scusate. Impieghiamo meno? Impieghiamo meno, no? Lasciamo solo. Responsabilità, quale è quello di rendere peronale Piazza Duomo. E quindi lo devo essere. Ricordato perché in
consiglio comunale, non avete un po' di problemi. E poi ringrazio sempre l'architetto Badessa, ringrazio l'architetto Cannone, ringrazio a Giuseppe Catanzaro. Ringraziamento, dopodiché penso che sia pronto, prendiamo 10 minuti ancora. E volevo, allora a questo punto volevo soltanto e la che mi avevo sentito in chiesa e ha chiesto per due parole. Sì, così guadagniamo anche la professione. Noi come ordine degli architetti siamo stati molto soddisfatti contenti di questa iniziativa che va nel segno di una attività che noi stiamo portando avanti già da un po' di tempo in connessione con il nostro Consiglio nazionale sulla qualità dell'architettura per la città e soprattutto sul concorso di architettura che dà la possibilità di scegliere delle buone architetture per la trasformazione della città e dà la possibilità, che l'abbiamo visto adesso, a dei giovani di poter esprimere le loro idee, di poter contribuire con la qualità delle proprie proposte alla riqualificazione della città. Il sistema delle gare, degli incarichi pubblici attraverso le gare esclude totalmente i giovani e comunque non tiene conto della buona qualità dell'architettura. Il sistema dei concorsi che noi stiamo pressando perché si diffonda il più possibile, invece, dà queste due garanzie, della buona qualità dell'architettura e della possibilità dei giovani che si affacciano alla professione di mostrare la propria capacità, diciamo, la propria preparazione. Ringrazio, mi congratulo tantissimo con il Comune e con il Circolo Margherita per questa iniziativa. Buonasera. Io ricordo il nostro esperto. Sono stato invitato dal Circolo come esperto di storia locale, cioè di Italia, non sono un esperto di aspetto di storia locale del Quitano, per cui nel corso delle riunioni così abbiamo anche parlato di quello che è la piazza Duomo per Terni, cosa intendiamo noi come piazza Duomo, quale luogo intendiamo come piazza Duomo. E devo dire che abbiamo avuto parecchie difficoltà perché c'erano tanti progetti meritevoli e insomma, alla fine abbiamo votato e è venuta fuori questa classifica, ma diciamo che qualitativamente nel complesso si è trattato di una bella gara, una bella gara veramente. Diciamo, quello che ora ci auguriamo è che il progetto voluto dal Circolo Margherita possa veramente andare avanti e che la nostra piazza del Duomo possa ritornare a un aspetto gradevole e anche di richiamo per i turisti che aspettiamo in futuro, che auspichiamo. Grazie a tutti. Guarda più direttamente come rappresentante della sovrintendenza, devo dire che ho
mano molto leggera nel trattare la piazza, perché è ovvio che, come voi sapete già, come sa lo storico di Emilio Catanzaro, come sicuramente sanno tutti quelli che hanno visto gli scavi dei servizi fatti a Pietro, tutta la piazza ha sotto il manto stradale per perdi archeologici, quindi interventi pesanti sarebbero stati sicuramente realizzabili nel futuro. E invece tutti questi interventi, almeno quelli che si sono classificati il primo, il secondo, in realtà pavimentano nuovamente la piazza senza incidere pesantemente su quello che c'è sotto. Per cui io penso che tutti, quando si farà questa piazza, quando si dovrà necessariamente togliere il manto stradale, tutto quello che emergerà potrà essere eventualmente accolto dentro le proposte della piazza, e questa è una garanzia per tutto. Io devo chiedervi poi scusa, ma devo assolutamente scappare. Ringrazio e saluto. Grazie sempre. Scusate. Volevo dire due parole ancora. Noi approfittiamo della presenza del sindaco per dire questo. E questi progetti, così come sono esposti qua questa sera al Circolo Margherita, noi li mettiamo a disposizione dell'amministrazione comunale, perché vogliamo che questi progetti vadano visti anche dalla cittadinanza. Quindi poi vi farete voi carico di scegliere una location dove poterli esporre e farli visionare ai cittadini, anche magari raccogliendo anche pareri in qualche modo, raccogliendo i pareri di quelli che possono essere le idee dei cittadini in merito. Perché ripeto, è vero che la giuria ha scelto dei progetti e li ha classificati primo, secondo, terzo e via dicendo, però è anche vero che questi progetti ora noi li daremo all'amministrazione comunale, e l'amministrazione comunale poi potrà dire, potrà anche stabilire che è un progetto piuttosto che un altro, perché per motivi di carattere ambientale, urbanistico, quello sarà un aspetto che dovrà come dire, stabilire l'amministrazione comunale, con il conforto anche del quale l'architetto Balessa che se ne andrà, e quindi rimangono patrimonio di tutti, per noi stati sono patrimonio sicuramente in primis del nostro circolo. E dopodiché volevo, approfitto di questa manifestazione, ringraziare i componenti della mia delegazione, quindi Nella, Sardemma, Paolo Morè, Sonia Tedesco, che questa sera non è presente per motivi familiari, che mi hanno coadiuvato, mi hanno supportato, mi hanno sopportato e che mi dovranno ancora sopportare fino a ottobre del prossimo anno, poi dopodiché sperando di coinvolgere sempre di più in questi progetti. Dopo probabilmente ci sarà un piccolo rinfresco dalla nostra stanza, e così poi vi lascio libero ognuno di raggiungere le proprie famiglie. Domani mattina terremo aperto il locale del circolo dalle 1 e poi dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 di sera, per permettere ai cittadini di poter... Ci scusiamo con i partecipanti dal quarto in poi, ma per motivi di spazio espositivo, proprio perché non potevamo esporli qua dentro perché c'era l'assemblea, abbiamo esposto solo una tavola. Ci è costato caro fare questo tipo di selezione, però abbiamo messo le tre tavole dei primi tre e poi abbiamo, per motivi di spazio, ne abbiamo messo soltanto una. Chiaramente il comune le avrà tutte. Faremo le slide, le daremo sia a Teletermini, le metteremo sui siti nostri che su quelli del comune, e saranno visionabili tutti per intero. Grazie. Grazie a tutti.